Ok, 3, 2, 1, go. Ciao ragazzi, sono sempre io il boss dei monopattini. Oggi vi faccio vedere una cosa pazzesca. Come rifare il battistrada della ruota piena, ok? Poi vi ricordo sempre di iscrivervi ai seguenti canali Mondo Elettrico Italia di Facebook. Novità assoluta, canale Instagram, il boss dei monopattini. E infine, canale YouTube. Accendete la campanella che vi arrivano le nuove notifiche per quanto riguarda i video. Iscrivetevi numerosi, almeno sopportate, anzi sopportate, supportate il mio canale, cerchiamo di farlo crescere, tanto è gratuito, non vi costa niente e ne vedrete sempre delle belle, perché come dico sempre io, non faccio le chiacchiere, ma faccio i fatti, guardiamo insieme. Nei commenti mi fate sapere, mi raccomando, ok? Allora, vabbè, niente, come potete vedere le battistrada qua non ce n'è più, ok? Vedete? Che non c'è più battistrada. Allora, cosa vado a fare? Vado a prendere un saldatore con la punta in questo modo, vedete la punta, vediamo se si vede qualcosa. Poi non faccio altro che andare a ricalcare le linee del battistrada. Vediamo cosa viene fuori, ok? Incominciamo con una e vediamo cosa viene fuori. Ecco, devo dire che andando a ricalcare praticamente il battistrada viene fuori come prima. Come potete vedere, non c'è trucco e non c'è inganno. Ok? Sì, c'è un po' di odore di gomma bruciata, ma chi se ne frega. Ok? Come potete vedere, funziona alla grande. Basta solamente un po' di pazienza, poi ovviamente si cambiano, anzi si cambia, non è che dovete farlo per forza sempre, però calcolando che comunque queste ruote qui, quando le andate a comprare, battistrada è 2 mm, non pensate che sia chissà quanto, ok? Bene, andiamo avanti. E speriamo che non si blocca. Mannaggia. Ok, allora andiamo avanti e seguite sempre le linee. Vedete? In modo tale da praticamente rifarle lo stesso disegno. Ok? Vedete? Con un po' di pazienza avrete il battistrada praticamente nuovo. Ok? Guardate. Poi, ovvio, se prendete un saldatore che scalda tantissimo viene ancora meglio, però, ripeto, con un po' di pazienza ce la fate. Guardate, che bello. E ritorna praticamente il battistrada come nuovo. Perché io vado ad allungare le linee che già c'erano poi alla fine, eh? Ok? Vedete? Ci vuole solamente un po' di pazienza, vi mettete lì, non impazzite a cambiarlo, poi ripeto, poi si cambiano, però comunque se uno riesce a fare questa cosa, ben venga, tanto è gomma, non è che... Vedete? È il gioco è fatto. Ogni tanto pulite la punta perché sennò si impasta tutta e quindi non fa il suo lavoro, vedete? E voi avrete il battistrada praticamente nuovo. E poi potete fare il disegno che volete. Adesso lo so che ci saranno i fenomeni che dicono: ma è pericoloso e bli 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 e non tiene la strada come prima. È una cazzata. Bene. Ovviamente ci saranno sempre i super mega fighi, che con la bocca fanno tutto. Però è normale, eh. Siamo in Italia, quindi si lavora così. Ok? Passiamo all'altra. Poi vi faccio vedere il risultato, eh. Ovviamente dovete farla sia di là che di qua. Più è caldo e più viene meglio.
il battistrada. Fate attenzione a non ustionarvi. Vedete? Anzi, viene pure più bello. Questa è una tecnica, l'ho vista fare, vediamo cosa viene fuori, cosa non viene fuori. Non fate altro che ripassare le sue linee. Con la punta così è perfetto perché viene proprio disegnata benissimo. Non dovete stare troppo tempo sullo stesso punto, se non andate a bucare non va bene. Dovete solamente ricalcare quello che già c'era. Vedete? Semplice, indolore. Vado a pulire la punta però. Vado a pulire la punta che c'è un odore di bruciato, che di gomma, che fa praticamente venire il vomito. Però io faccio anche questo per voi, per insegnarvi sempre cose nuove o vedere comunque roba nuova. Ok? Come dico sempre io non faccio le chiacchiere ma faccio i fatti. Quindi, come potete vedere, il video sarà lungo, ma chi se ne frega. Ovviamente se lo volete vedere mi fa piacere, se non lo volete vedere pigliatevi una pastiglia e siete a posto. Non vedo un caspiterino, non vedo un caspiterino, e quindi ripeto, più la punta è calda e meglio viene il battistrada. Ci vuole un po' di pazienza, che ripeto, questo saldatore è quello dei poveri, quindi sapete che il saldatore più è buono e più si riesce a fare questo lavoro. Un po' di pazienza e rifate il battistrada. Questo è un lavoro low cost ovviamente, però comunque devo dire che sta funzionando, quindi va bene, ben venga. Considerando che qui dentro fa freddo, quindi ovviamente la punta si raffredda. Poi sarà anche sporca sicuramente, adesso la vado a pulire perché sennò qua non facciamo niente, e quindi vado a togliere un po' di schifezza. Vedete, una lima si toglie un po' di schifezza, si gratta un pochino e viene ancora meglio. Poi vai, ecco, adesso sì che va bene. Okay. Pulisce. Più la pulite e più viene bene il disegno da andare a fare. Basta avere solamente un po' di pazienza, perfetto.
Quando incomincia a fumare, va bene. Voi seguite sempre le linee e non potete sbagliare, eh? Questo è un lavoro low cost, però. Ripeto, quando andate a mettere la gomma nuova di battistrada, non ne avete tantissimo, eh? Cioè, e lo sapete meglio di me che queste gomme qua hanno un millimetro di battistrada, eh? Cioè, proprio poco, quindi non vi fate impressionare perché è così. Puliamo, se no non fa un cacchio. Ok, quindi adesso vi faccio vedere il lavoro ultimato dopo, è lungo il video, quindi. E tanti diranno, ma facevi prima a mettere la gomma, è vero, però io voglio provare questa tecnica, a costo zero va bene. Ok, bella lì, guardate sempre cosa riesco a fare. Bella, sta venendo proprio bene, proprio bene, proprio bene. Una parte ho quasi finito, eh. Con un po' di pazienza avete il vostro battistrada unico. Bello, bello. Mi piace, mi piace. Se poi scaldasse ancora un po' di più, mi piacerebbe ancora di più. Però comunque viene. Con un po' di pazienza, andiamo a pulire. Guardate, non c'è trucco e non c'è inganno. Le ripassate sopra e il gioco è fatto. Come dico sempre io, come imparate sempre nuove cose. E vedete sempre nuove cose, eh? Un po' bizzarre, un po' da matto, ma però le vedete.
Mescoliamo. Io non so che cosa sto riprendendo, ma comunque sto pulendo. Dove cacchio è qua? Sto pulendo la punta. Ok. E vai. Fate girare così lentamente, l'accompagnate con la mano. Ovviamente questa tecnica va bene su tutte le gomme piene, eh? Basta che non siano marce, ovviamente. Perché sennò ovviamente non vanno. Bisogna avere pazienza, pulire sempre la punta. E più è pulita e più fate anche prima. Beh, dai, non è male, eh. E beh, qua. Così vi faccio vedere come sta venendo. Lo vado a pulire. Lo vado a pulire. E vediamo. Allora, guardiamo insieme come sta venendo. Questa è solamente la prima parte. Come potete vedere, ok, queste linee sono perfettamente rifatte. Vedete? Queste sono perfettamente rifatte. Adesso ci farò questa e poi dall'altra parte, ok? Guardate bene queste linee, queste. Vedete? Prima non ce n'erano più, adesso le abbiamo rifatte. Vedete? Sono tutte praticamente uguali. Vedete? Ok, bella lì. Dai, ciao ragazzi. Se questa idea vi è piaciuta lasciate un like, se non vi è piaciuta va bene lo stesso. Ciao ragazzi, con il boss dei monopattini. Ciao.